Sì, sai che mi ha raccontato un cliente una volta che anche lui è andato in coma e allora mi chiama dentro in ufficio e mi fa: Danilo, chiudi, chiudi la porta che voglio dirti una cosa, tu che sei un po' così. Ma lo sai quando dicono che in coma vedi la luce, questo, là? Ma sai che io quando ero in coma sono salito in cielo e sopra le nuvole ho visto venirmi incontro mio papà e mia mamma. E guarda che questo qui non era mica per niente spirituale prima, ma è stato colpito da sto fatto. Poi non so se a me guarda quanto mi dispiace per tanti dei nostri che stanno in purgatorio, che basterebbe un po' di buona nostra volontà dedicargli un tot di tempo per loro di preghiera, no? Ma lo sai quanto beneficio loro hanno? Perché in fin di conti stanno lì e ci possono anche vedere se vogliono. Ma lo sai, ma Rudolf Steiner, hai mai sentito parlare? Sì. Rudolf Steiner dice... È un tedesco. Sì, è un tedesco. O un austriaco, un tedesco, non lo so. Comunque dice che le nostre preghiere sono veramente desiderate dai morti. Ma guarda, lo concepisci quando incominci a pregare per loro. Guarda, io le volte prendo quell'abitudine, il credo, quello cattolico tradizionale, ma bello, mamma, che profondità. Poi i sette Padre Nostro, i sette Ave Maria, i sette Gloria, e io ci aggiungo anche i sette Eterni Riposo, tutti i giorni. È un aiuto grande. E per loro è cosa grande che qualcuno ripensa. Ma tu pensi quando la gente ha lasciato grande proprietà e ci stanno quelli che hanno ricevuto, che manca una messa forse li hanno sì. E anche un'altra cosa diceva Steiner, che non si può pensare di godere da soli della beatitudine, cioè di parlare agli altri per aiutarli nel cammino. Beh, ma quello che mi è successo a me un po'. Sì, perché in fin di conti io in montagna stavo beato. Ma adesso quando la gente viene a trovare, ogni tanto qualcuno viene, sì. Sì, mo che cominciano a sapere un po' adesso. Ma a me rimane sempre su quell'ambiente profetico, cristologico. Beh, c'è anche Letizia dalla Svizzera, mi ha scritto due giorni fa, proprio ha detto: ma Danilo, non vai più a trovare Pietro? Ha detto: guarda che Pietro, per andare a trovare devo farmi 1000 chilometri, praticamente adesso sì, ho fatto un po' di giro, però finora ho fatto 1100 km che poi devo farne più o meno altrettanto, perché non è che prendo l'autostrada sì, e arrivo sì, qua, sì, visto che vengo qua vado a fare un giretto di qua di qua. No, sono molti. Sono molti, non è che uno dice aspetta un attimo stamattina vado da Pietro, con calma, e poi è anche un costo perché andare in giro ormai tra benzina e autostrada. Ma così cosa, vogliono fermare tutti questi. Vogliono fermarci. Non vogliono che la gente vada in giro. Forse non vogliono proprio il contatto umano tra le persone, fisico, solo via internet. Stai lì, non sai che vai a casa, cioè che vai in giro, sta a casa tua, guardati sì, sul telefonino l'amico. Non te li fa mandare. Aspetta, che allora ti dicevo di Letizia, ho detto, ma Letizia, ma aspetta che apro la porta perché. No, la finestra, scusa. Quella è il fumo mi fa andare via la voce. Apri. No, sì. È più aperta. No, per la corrente, perché ti può sbagliare. Almeno. Allora Letizia mi diceva: Danilo, tu non sai quante volte ascolto e riascolto i video con Pietro, ogni volta trovo delle frasi che prima non avevo notato le.
Stessa cosa accade a me quando leggo certi libri. Sì, li rileggi. Io di fare spesso libri anche. Rileggo e li leggo. Sì, sì, è importante, sì, è importante. Assimilare. Appunto, una volta che hai assimilato la verità, vai tranquillo. Ti racconto questa di mio papà. Allora, mio papà, quando andavo a mangiare lì da loro, da mio papà e mia mamma, mio papà spesso mi ripeteva le stesse cose che mi aveva già raccontato, no? Allora io gli dicevo, papà, guarda che me l'hai già detto, bene, però, e lui mi diceva, ma è bene che lo ripeta, che così ti entra bene in testa, va bene, non... comunque, tra me e me pensavo, mannaggia, se avrà perso la memoria. E una volta cosa ho fatto? Lui aveva cominciato il solito discorso, i soliti racconti di una volta e questo. L'ho interrotto e l'ho finito io il suo discorso con le sue parole. E lui mi ha ascoltato con attenzione e poi mi fa, hai visto che hai imparato? una lezione incredibile. No, ma anche San Pietro, San Paolo, nelle lettere, no? Anche se vi ripeto sempre le stesse cose, però ve le ripeto. Che non ha... Ma è vero quello che ripetere comunque si fissa bene, eh? Sì. Beh, guarda, io ho per esempio i salmi, i vespri, il mattino, cantare, li ripeto tutti i giorni, no? A via di ripeterlo nel corso degli anni, sono sempre le stesse parole. È come respirare ormai. Quindi percepisci molte delle parole, invece se vai da una poi l'altra, l'altra, si affrevolisce il tutto. È come l'hai letto anche tu, credo, il libro del pellegrino russo. Beh, che ripeteva le preghiere. Quello mi ha aiutato, sui video ci stanno quella della preghiera del pellegrino russo. Il pellegrino russo, sì. Per me è stato il mio cibo quotidiano per decenni. A tuttora lo faccio, che c'entra, allora, erano periodi forti, decenni forti. E la preghiera del pellegrino, ci campavo con quella, pensi te? No, ma è vero, proprio ci vivevo con quella preghiera. Ci vivevo, ma cosa vuol dire? Ad esempio che puoi anche mangiare meno? Sì. Con la preghiera? Sì. Ti si acquitisce le attività corporali, per esempio, si acquita il corpo. Quindi non è che ti vale dire uscire, mezzo alla macchia, tagli un po' di legna o fare. No, il corpo si acquita. E ha bisogno di meno. E ha bisogno di meno. Ma nello stesso tempo lo spirito si allarga e va più in profondità e così vieni a capo di cose che non avresti mai potuto venire a capo se non passavi da determinate situazioni. Io ripeto, su a me mi è andato bene perché sono andato con rette intenzioni quando sono salito, posso dire molto, no? Con che intenzione vai. Si acquisiscono anche i poteri con la preghiera, ma che tu pensi grandi santi miracoli, con la parola io non ero andato per poteri e condotti, quindi le rette intenzioni, conoscere te. E difatti, mo che ce l'ho un po' fisso questo di Dio, per me è naturale parlare, pensare, agire, il resto di vita che mi rimane con lui, perché con lui mi sento io in comunione con tutti, in pace con tutti, ecco.
Io posso amare i miei genitori, i miei fratelli, perché sono di sangue, però ho sentito sempre da credente questo globale. Amore per tutti. L'ho avuto sempre questa percezione. Credo che se uno vive nell'amore di Dio, un senso anche di compassione lo ha perfino per il nemico. Beh, tu mi dici, e vive anche la vita come passione, compassione. Compassione. Sì, la vive, perché dà impulsi la passione e ti porta a fare determinate cose. A me il dialogo con Gesù mi era diventato quotidiano, di notte e giorno, il Padre, Spirito Santo, la Madre, gli angeli, gli arcangeli, cioè sono cose che io il più bello che ho acquisito in vita mia e non lo cambierei per tutto l'universo. Sei sicuro di poter arrivare oltre le porte? Credo nella misericordia di Dio, ma soprattutto credo nella sua giustizia. Cosa che lo stiamo vedendo e lo vivremo fra poco. C'è un padre che giustizia, a un certo momento almeno nei miei tempi arrivava un ceffone, non la diritto. Perché mio padre è assai più forte di me. E poi a parte che Dio con la natura ha avuto sempre contatti diretti, anche in tempi antichi, con malattie, insetti, flagelli, sì, terremoti, sempre fatto partecipare. Questa volta lo fa lo stesso. Con questo anche degli uomini che hanno mano messa anche la natura, quindi c'è anche un fattore umano. Difatti ha detto guai a quelli che manomettono la mia creazione. No, perché sono forze immense. Ti sconvolge tutto. Sì. Te lo può cambiare da un momento all'altro. Da un momento all'altro. Io sono stato sui terremoti, sono stato da quella gente lì subito dopo. E so, avevamo tutto, non ci abbiamo neanche il dentifricio per lavarci la linea. Da un momento all'altro, ecco. E sono passato un paio d'anni fa, 3 anni fa, per le zone terremotate. E mi ricordo che vedevo queste casette, quelle prefabbricate con la gente dentro. E lì ho avuto proprio la sensazione, l'ho provata come, di uno che ha perso le radici. Sei lì nella casetta prefabbricata, che non sai neanche cosa fare del tuo futuro, che hai perso tutto, quasi tutto. Appunto, la lotta per le anime, Danilo, e questi la verità l'hanno cancellata. Ecco, c'è rimasto ancora qualcosa da noi, sì, ma non pensasse che tutti i cristiani parlano in questa maniera, che sono cristiani, che se ti parli di profezie, di quello che è stato detto dai profeti o da Gesù, apostoli, non ne sanno niente, però che ne so cristiani, allora sta. E tornando al discorso dei terremotati, ma quelli magari sono ancora lì dentro le casette e noi spendiamo i soldi per comprare i carri armati da mandare alla guerra. E parlano di carri armati, cannoni, aerei,
e non dicono mai che dentro sti carri armati ci mettono le persone a morire. Perché non è che gli mandi i carri armati, quelle lì è come mandargli una macchina che serve per morire. Io non trovo veramente giusto che usiamo i soldi per fare la guerra. Guarda, se eravamo in mangia a pregare, avremmo potuto cambiare la storia, ma ormai la frittata è fatta, perché stanno in azione all'ingrande. I colpi li puoi aspettare. Ma io ripeto, sono gioioso che fosse solo il semplice fatto, sono proiettato già in questo nuovo mondo dove vedo già l'umanità tutta ripristinata al nuovo, dove si vogliono bene, si aiutano a vicenda, la natura tutta riconciliata, gli animali non sono più aggressivi, le assenze di malattie, ognuno ha la sua terra, la sua casa, quindi si aspettano cose bellissime, ma tutti in santa pace, senza problemi di sorta. Mi sanno parecchi versi della Bibbia che parlano in questo senso. No, prima bisogna passare il stridore di denti, eccetera. Quello è il giudizio. Il giudizio, se muori vai al giudizio, o vai in purgatorio, o vai all'inferno, o vai in paradiso. Fin di conto il tempo è dato a tutti.